Francesco Loi, il Muravera vince 3-2 con la Ferrini, primo tempo 3-0, secondo tempo 3-2, che è successo? Che le partite non sono mai finite, prendi un gol su un episodio, su una punizione e poi con un altro episodio la riapri, però la partita giocata molto bene per 70 minuti dove abbiamo creato tantissimo, siamo stati bravi a concretizzare tre palle gol. Avevamo la possibilità di farne qualcun altro, siamo stati un po' poco cattivi sotto porta e le partite non finiscono mai. Si subiscono due gol, ma l'importante è farne sempre uno in più. Si subiscono due gol e su quello si deve lavorare, anche se oggi sono arrivati tutti e due su palla inattiva. La cosa importante è che la squadra crei tanto e realizzi tanto. Poi arriveremo anche a trovare una quadratura un po' più forte dal punto di vista difensivo, però in questo momento va bene così, non posso rimproverare niente ai ragazzi, abbiamo fatto 5-6 partite, abbiamo vinto 5, una pareggiata, meglio di così diciamo che è difficile. Dove dovete migliorare oltre che nel non subire gol? Avete un problema su 2000 perché poi avete subito l'espulsione mercoledì a Uri, oggi giocate il portiere Casula in porta. Dobbiamo migliorare in tutto, come è normale che sia il 23 di settembre. Sarei molto preoccupato se avessi una squadra al 100% a settembre, perché vorrebbe dire che a marzo e aprile avremo grosse difficoltà. In questo momento stiamo lavorando sulla condizione atletica che è in gran crescita, stiamo lavorando sull'amalgama che è in gran crescita, stiamo lavorando sugli equilibri dove ancora ci manca qualcosina, stiamo lavorando sui più giovani e anche sui più grandi per fargli capire quali devono essere i punti fermi della nostra squadra, ma devo dire che ho la fortuna di allenare una squadra di ragazzi molto intelligenti e disponibili che finora non posso che ringraziarli per quello che stanno dando in campo. Meloni continua a segnare, ma è importante anche il gol di Nurki, perché fino a oggi si era distinto molto sugli assist, ne aveva fatto molti. Ma è importante che gli attaccanti vadano a bersaglio sempre. Meloni oggi ha giocato con un problema, ha stretto i denti, ha fatto quello che doveva fare. E Nurki ha fatto un gran gol, ma in queste partite è quello che sempre ha dato il massimo, tant'è vero che l'ho sempre fatto giocare dall'inizio alla fine. Questa fascetta nei cambi che hai fatto andava da un braccio all'altro, significa che avete giocatori di spessore, perché l'ha indossata Niedu, l'ha indossata Nurki, poi Vignati. Ho grandi uomini, prima che calciatori, e la fascia di capitano in questa squadra andrà sul braccio di chi merita di rappresentare il gruppo e di chi merita di avere una menzione importante in quella partita. Oggi la fascia è andata sul braccio di Marco, che ha fatto un gran gol mercoledì e ci ha portato a casa dei punti. Poi è passata sul braccio di Nurki, che merita la fascia quanto tutti gli altri. Poi c'è la Vista, poi c'è l'Eppoli, poi c'è Vignati, c'è Maurizio, ce ne sono tanti, c'è Viani. Questa è una squadra di tanti capitani, la cosa importante è che tutti si mettono a disposizione come stanno facendo. In una settimana tre gare, la classifica già prende forma, tre gare, tre vittorie per la Nuorese. Che ruolo deve avere la Nuorese? Perché per loro le favorite sono altre, prima su tutte il Muravera. Ma guarda, se l'allenatore della Nuorese dice che la Nuorese non è una favorita nel campionato di eccellenza, è poco credibile, perché la Nuorese è la squadra dell'eccellenza, è la città che ha la storia calcistica più alta, è una squadra che in eccellenza può fare solo un campionato di vertice, è una squadra costruita per fare un campionato di vertice, con un presidente che ha grandi ambizioni, con un allenatore che è un professionista, con dei ritmi di gestione squadra che sono tutto tranne che da squadra di eccellenza, perché si allenano al pomeriggio, fanno una vita da professionisti, sono organizzati da professionisti, hanno una squadra fatta da tanti giocatori di altissima qualità, tant'è vero che inizialmente si parlava di un progetto di giovani locali, basta leggere la formazione e si capisce qual è il progetto è quello di vincere per forza.
Non abbiamo ancora citato voi allenatori il San Teodoro, perché è partito per ultimo, ha già fatto due vittorie contro l'Arbus che aveva vinto all'esordio e con l'Atletico Uri che vi ha fermato mercoledì. Non è vero, io ho citato il San Teodoro. San Teodoro, Nuorese, Tortoli. Sono le tre squadre retrocesse e quelle che meritano per prime lo scettro di squadre che devono andare a fare un campionato di vertice molto alto. Poi ci sono Sorso, Uri, che se lo sono guadagnati sul campo l'anno scorso e quest'anno hanno riproposto squadre non dello stesso livello ma superiori, rinforzate in tutti i reparti. Poi ci siamo noi che ci prendiamo tutte le nostre responsabilità e andremo a fare un campionato di altissima classifica. Ma non dimentichiamoci Guspini, non dimentichiamoci Arbus, non dimentichiamoci San Massi, non dimentichiamoci anche il Taloro, volendo, che è una squadra che storicamente ha una grandissima tradizione. A me viene da ridere quando sento parlare. Poi c'è una squadra che ha speso il doppio rispetto alle altre, sono balle. Tutte queste squadre hanno speso per far campionati di vertice, hanno speso tanto. Perché se qualcuno viene a raccontarmi che la Nuorese è una squadra fatta a risparmio, vuol dire che uno che non ha mai calcato un campo di calcio e non conosce assolutamente la realtà. Senti, come giudichi invece la partenza del Guspini? Conosci la squadra, conosci l'allenatore, ha fatto un buon punto a Tonara, ospita il Porto Rotondo e poi andrà a Nuoro in un match che si farà interessante fra due domeniche. Il Guspini è una squadra quadrata, guidata da un grandissimo allenatore, una persona che sa gestire gruppi importanti, che sa far lavorare bene, una squadra che atleticamente sarà sempre al massimo e che tatticamente sarà molto concreta. E il Guspini c'è un giocatore come Simone Stocchino che fa 30 gol ogni anno, a Cherchi che è un giocatore che questo campionato l'ha fatto sempre ad altissimi livelli, ha preso D'Agostino che l'anno scorso ha vinto il campionato, a centrocampo c'è Angelo Marci che è un gran giocatore, Bodano che è un giocatore importantissimo, Ezeadi che tutti conoscono anche qua a Muravera, fuori quota sono stati scelti con un grandissimo occhio alle categorie inferiori, dove secondo me hanno preso il meglio che potevano prendere. Una squadra che creerà grandissimi problemi a tutti e non mi sorprenderebbe trovarli a fine campionato nelle primissime posizioni, perché la squadra è una squadra costruita per far molto bene e probabilmente verrà integrata qualora ci fosse bisogno. Finalmente fate questa settimana una settimana tipo, no? Sì, oggi abbiamo pagato un attimino di stanchezza gli ultimi 15 minuti, però devo dire che sono molto soddisfatto della condizione atletica della squadra, perché mercoledì abbiamo corso tantissimo, giocando con l'uno in meno per 45 minuti e abbiamo fatto un gran risultato contro una signora squadra in un campo molto difficile. Oggi abbiamo fatto un gran primo tempo e un discreto secondo tempo, non fosse per due episodi dove abbiamo concesso i gol agli avversari, però c'è da dire che se andiamo a contabilizzare quelle che sono state le palle gol, probabilmente la differenza è veramente astronomica. Il problema è che poi le partite si vincono con un gol in più e noi le abbiamo vinte, quindi siamo molto contenti di averla vinta. Prossimo avversario? Prossimo avversario tosto, Costintino, altra squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo, ha cambiato tanto, ma da quelle che sono le notizie che mi sono arrivate, giocatori di spessore in tutti i reparti, a partire dall'attacco con la vecchia volpe del gol, che è Antonio Borruzzo, che dovunque sia andato la sua media gol l'ha sempre rispettata, conoscendo quanto vive di voglia di rivalsa e quanto gli piace il calcio, sarà una bruttissima bestia per noi. Però abbiamo il dovere di andare a cercare di fare il massimo e dare continuità ai risultati. Grazie Francesco, complimenti per la vittoria, in bocca al lupo per il proseguo.